Please, coach. Okay, I think in first half we tried to control the rhythm of the game, and I think we succeed in big part of the first half. I think the key was the third quarter, and especially Paiola gave this incredible energy in defense, in offense. He moved the ball, he made all shots, but generally not because he made shots, because his attitude on the court pushed other players to play better, to move faster. He read all the situations well, and then they start scoring from different position. More players get involved in the offense, and I believe that was the key. There was one moment in fourth quarter that we could come back to the game, maybe with this shot that Polonara make, and then Benjius miss wide open 3-point shots. Maybe there we could still hang to the game to see what happened, but I think Virtus deserve to win. I congratulate them and I wish them good luck in continuation in Euroleague. Buonasera. Una vittoria frutto di una ritrovata energia nel secondo tempo, con le prevedibili difficoltà nell'approccio gara, il desiderio di cercare di preservare alcuni giocatori da un'esposizione eccessiva in partite, in gare così ravvicinate, ma a prendere il sopravvento poi come al solito è il loro spirito e il loro desiderio di esprimere sul campo quei valori che contraddistinguono questa maglia, questo simbolo, questo club, e credo che questo sia la sintesi del tipo di secondo tempo che abbiamo saputo giocare, sulla spinta emotiva che ci ha dato un quintetto molto coriaceo, dove Alessandro Paiola ha assunto i galloni del leader sia dal punto di vista emotivo che tecnico. Grazie coach. Domanda per coach Banchi? Dario. Coach, ti chiedo proprio di Alessandro, perché non è la prima partita che fa così quest'anno, anche offensivamente mi sembra molto più propenso a prendersi responsabilità in questo inizio di stagione rispetto magari a quanto avveniva fino all'anno scorso. Ma in realtà io qualche impressione l'avevo già lo scorso anno, che lui stesse pian piano evolvendo il suo gioco. Poi sai, l'età, la maturità, un ruolo sempre più chiaro e definito gli danno anche quella la licenza di prendere delle iniziative di cui non solo lui ma l'intera squadra ha bisogno. Poi ci sono sere come queste e ci sono sere dove magari non sei altrettanto ispirato, ma non viene mai meno in termini di impegno, dedizione. Questo accade ogni singolo giorno, quando si tratta di lavorare in palestra, quando si tratta di cercare di rendere questa squadra migliore. Mi piacerebbe che fosse da esempio e ispirazione, sai, 10 anni con la stessa maglia, era una cosa che ho sottolineato già in sede di presentazione della stagione. Non sono cose da tutti, soprattutto in questa era, e allora è qualcosa che lo rende esclusivo, ma è poi il suo comportamento in campo che ne afferma il ruolo e il motivo per cui, quindi tenetelo stretto, è un patrimonio. Io ho fatto un tentativo maldestro di tutelarlo, perché la sua condizione fisica non è ideale, è il motivo per il quale anche in accordo con la federazione, molto probabilmente a dispetto del fatto che sia stato convocato, tra gli atleti a disposizione difficilmente parteciperà alla seconda gara, perché sono stati qui sia Pozzecco che Datome. Matteo Panichi è preparatore anche della nazionale, è consapevole delle difficoltà che con cui Paio sta convivendo, e teniamo, come posso dire, resistiamo. Mercoledì servirà a fare una grande gara contro il Fenerbahce, e poi avremo per la prima volta una settimana, addirittura 8 giorni che ci separano dall'impegno successivo. Questo non significa che non lavoreremo, significa semplicemente che potremo farlo modulando i carichi a seconda delle esigenze specifiche generali di squadra, individuali, e Alessandro è uno di quelli. Però oggi, come detto, c'era la volontà di andare a trovare energia altrove, c'era la volontà di preservarlo, ne era consapevole, ma ha dato una ulteriore testimonianza della sua affidabilità quando nell'intervallo non c'è stato bisogno che spendessi troppe parole,
era là che fremeva durante i primi 20 minuti e gli ho detto che serviva un buon riscaldamento e dare un po' una frustata a gente che deve capire che non è da tutti vestire questa maglia, non è da tutti. Io ogni giorno che vengo qua sento il dovere di essere degno di un club del genere, degno di essere succeduto a grandissimi allenatori e lavoro con, insieme al mio staff con tutto l'impegno e tutta la dedizione per cercare veramente di essere degno dell'opportunità che ho avuto e voglio che questa squadra rispecchi lo spirito che è nel DNA della Virtus e a me non interessa nient'altro, voglio vedere gente affamata in campo e poi chi veramente ha qualità di leadership lo dimostra quando c'è bisogno, poche chiacchiere, poca fuffa e tanto sacrificio, questo è quello di cui abbiamo bisogno, con umiltà, con consapevolezza che non abbiamo i nomi altisonanti di altri club top europei, non abbiamo il talento sconfinato di altre squadre che si permettono il lusso di venire qua e sciorinare una serie di giocatori incredibili. Noi dobbiamo rispondere con il lavoro di squadra e anche stasera nel secondo tempo mi è piaciuto come siamo andati a muovere il pallone, a cercarci, a trovare l'uomo libero, a alternare soluzioni, sfiancando pian piano Sassari e le loro scelte difensive. E siamo ripartiti da quello spirito che non ci deve abbandonare mai. Chi non è in sintonia, voglio dire, ora sono passati 2 mesi, che si dia una sveglia. Fino all'ultimo momento continuerò a spingere, a premere il pedale perché so quanto c'è bisogno e sai, anche oggi i minuti di Grajulis diventano preziosi, i minuti di Nicola Chele diventano preziosi perché noi dobbiamo cercare di ritagliare qualcosa per riuscire ad accorciare la partita di alcuni. Non possiamo pensare ogni 48 ore di andare a chiedere sempre agli stessi. L'idea iniziale era quello, prendere gente affamata, umile, determinata a volersi giocare questa chance con grandissimo voglia e desiderio. E questo è quello che voglio vedere. Gli errori sono tollerati quando sono abbinati allo spirito, la volontà e il desiderio di fare ciò che serve alla squadra. Okay? Poi l'errore, questo è un gioco di errori, fa parte di questo gioco, soprattutto a certi livelli. Nessuno pretende di essere già performanti contro top club europei, ma ci sono cose in termini emotivi, di partecipazione, di dedizione, che vanno a prescindere dal talento. E come detto, noi forse non siamo la migliore in termini di talento che c'è in giro, però almeno in termini di spirito, mi dispiace, non accetto compromessi.